Ciao ragazze, allora, questo è il terzo video che riguarda Alice nel Paese delle Meraviglie, allora, dove eravamo rimasti? Praticamente abbiamo finito la copertina, abbiamo fatto queste carte qui alterate, ok, che io per il momento ho messo qui e ne ho messe due dietro, poi sono andata intanto ad attaccare il filo di scarto che avevo usato praticamente per fare il corsetto sulla copertina, ok, quindi ho usato sempre la mia fantastica colla, ok, ho dato un goccio di colla qui e ho aspettato che si asciugasse, quindi qua vedete che questa colla qui fa il suo dovere, ok, quindi a questo punto non ci rimane altro che fare l'interno, ok, allora per l'interno io ho già preparato le mie carte bocciate con il caffè, ok, allora praticamente ho stampato su carta velina da 90 grammi un'immagine che poi vi condivido comunque nel gruppo, ok, praticamente vengono vengono in questo modo qui, cioè nel senso se io vado a piegare magari in questo modo per centrare l'immagine, piego in questo modo, poi questa parte qui che è in eccesso la vado a tagliare, ok? Allora io ve l'ho già detto nell'altro video, ho usato OpenDraw per modificare questa immagine qui che ho trovato su un sito, ma sono delle immagini che riguardano la primissima edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi tutte queste immagini qua infatti si vedono molto spesso nel digital kit perché si possono rimaneggiare perché sono senza copyright, ok, quindi si possono usare un po' come si vuole, quindi io adesso ve le ho già un po' rimpostate, rimpaginate, vi ho creato io un kit, ok, che adesso vi faccio vedere. Comunque sarà tutto condiviso nel gruppo Facebook, ok? Quindi la primissima pagina è questa qua. Poi ho i miei soliti, come si chiamano, centrini, bocciati di caffè, ok? Qua ne ho due, poi ho un avanzo di carta a righe, sempre bocciata nel caffè, ho uno spartito, sempre bocciato nel caffè, un'altra pagina con le righe, e poi carta invece, diciamo così, bocciata nel caffè normale, ok? Quindi adesso io penso di avervelo già detto, non è che ho delle formule particolari, nel senso che comincio a piegare i miei fogli e a fare delle prove su come ci va a stare nel Legend Journal, cioè se, che non diventi troppo cicciotto ma neanche troppo, troppo vuoto, ok? Quindi semplicemente vado a piegare in due tutte queste pagine qua, poi piano pianino vado a costruire le mie signatures, ok, i miei inserti, ok, e poi semplicemente andrò a fare delle prove all'interno, ok, poi vedete che c'è un eccesso qui, qui semplicemente farò un segnetto con la biro in questo punto qui e poi semplicemente con il mio taglierino. E se avete un righello, se no una roba di questo tipo, che sapete che non si usa così, ma io lo uso così, andate semplicemente a posizionare il vostro righello o quello che avete, ok? State attenti, non farvi male, e si fanno dei tagli in questo modo, ok? Diventa tutto più semplice, piuttosto che usare questa qui, un foglio alla volta, ok? Comunque questo è. Comunque alla fine vi dirò quante segnature, quante inserti ho fatto e quante pagine ho usato, ok? Così se per caso state usando esattamente la confezione del risotto Flora, sapete insomma regolarvi, ok? Quindi la primissima cosa sarà questa qui. Dopodiché, quando avrò il mio blocco, comunque adesso ve lo faccio vedere, se devo andare a cucire qualcosa lo devo fare prima, ok, di cucire tutte queste pagine alla, al nostro journal, ok? Dopodiché, beh, ma niente, facciamo così, adesso faccio prima questa parte qua, ok, e quindi ci rivediamo quando ho fatto il mio blocchetto di inserti. Ok, allora adesso ho piegato le mie pagine, mi sono saltate fuori praticamente tre inserti da 6 pagine
piegate in due l'uno, ok? Allora, se non avete pagine particolari come la carta trasparente così, piuttosto che lo spartito o il centrino, secondo me è una cosa che potete fare interessante, a parte bocciare nel caffè anche queste qua a righe che fanno, che hanno sempre il suo perché ok, secondo me sono molto belle anche messe di svergolo. Potete fare una roba di questo tipo, ad esempio questa pagina qua, vedete che era una pagina a 4, ok, io l'ho piegata non così, ok, ma ho piegato una parte così, ok, semplicemente così, e la parte di così, cioè praticamente, non so se riesco a spiegarmi, allora, ho piegato in modo che una volta messa nel mezzo, questa pagina abbia questa flip, ok, questa pagina, cioè ha un pezzo che viene in fuori, ok, quindi non è che sia enorme, è che dall'altra parte avremo una pagina più corta, ok, che però sta bene, dà un po' di movimento al tutto, ok? Quindi se non avete delle pagine particolari come appunto il centrino, lo spartito, fate delle robine così, piuttosto che potete anche andare a prendere un pezzo di carta, ad esempio di rimasuglio, e piegarlo in due così e lo buttate là, ok? Anche se non è della misura giusta, anzi meglio, ok? Fa figo, insomma, ci sta bene, ok? Stessa cosa ad esempio di qua, questo è un altro pezzo di carta, magari lo metto dentro. Ma no, tanto lo lascio qua, chi se ne frega. Lo lascio qua, boh, vabbè. Comunque, se avete appunto dei fogli anonimi, ecco, una cosa da fare secondo me è tagliare in due e poi questa pagina qua piegarla in due e fare una pagina a sé, vi viene una pagina più piccolina, ok? Che comunque che appunto crea movimento, tipo queste, crea quel movimento che insomma fa più figo secondo me. Poi chiaramente insomma fate come volete, potrebbe essere carta riciclata, che io in questo momento ho finito la carta riciclata e quindi uso questa, uso quello che ho, ok? Quindi a questo punto io ho fatto proprio delle prove. Nel senso che qui va a gusto, cioè per quanto mi riguarda ciccioso così va bene, vedete che qua si vedono un po' dei buchi, io qua metterò delle clips, qualcosa di sfrangioso che esce, così questo buco qua che magari è un po' antiestetico non si vede, perché non lo volevo caricare troppo sinceramente, perché tanto vado a riempirlo di varie cosine, insomma diventa un diario delle superiori, capito? Quindi siccome che comunque uno magari lo riempie man mano che lo usa, che parta già pieno, a me personalmente non piace, però ripeto, ognuno qui fa quello che vuole, non c'è la regola, vi dico, io faccio così di solito, ok? Quindi non lo carico troppo e non lo decoro troppo, perché poi se magari lo regali alla persona che lo riceve piace magari andarlo a decorare lei, capito? Oddio, qua l'italiano stamattina, lei, comunque avete capito, giusto? Vabbè, quindi a questo punto, quando mi piace questo effetto qua, devo semplicemente andare a tagliare i bordi delle pagine, ok? Quindi adesso io come riferimento ho la prima pagina, perché bene o male avevo già fatto questo calcolo prima, vedete che, non so se vedete, che arriva proprio a filo questa pagina qua, ok? Quindi come riferimento l'avevo già tagliata in modo che arrivasse a filo della copertina. Anche qui de gustibus, io di solito li faccio proprio finire a filo perché mi piace di più, ok? Quindi a filo sia di qui che di qua, quindi taglierò una parte qui e una parte di là, ok? Quindi semplicemente, adesso che ho tutti i miei fogli, magari prima, se trovo l'osso, aspetta, perché devo appiattirli qui, un secondo che trovo l'osso. Allora, dove l'ho messo? Vabbè, userò questo qua perché l'osso non so dov'è. L'osso è quell'affare che ti fa schiacciare i vari inserti. Allora, una volta che avete fatto le vostre signatures, i vostri inserti, il consiglio è quello di appiattirli tutti insieme, ok? Quindi semplicemente dargli una appiattita così, ok? Quell'italiano, vabbè, stamattina è quello che è. Vedete che rimane più sottile
qua, cercate di mandare tutti i fogli in dentro il più possibile. Ok, se fate questa operazione qua, che potete fare anche con un righello, ci passate sopra, ok? O magari col bordo della forbice, così, ok? Se non avete questi affari qua, vedete che è un pochino più schiacciata la spina dell'inserto. È meglio quando poi andate a cucire, è tutto molto più semplice, ok? E poi vi toglie quella bombatura che c'era all'interno, che magari è un po' brutta da vedere, secondo me. Ok, quindi adesso sinceramente non so se sono proprio 6 fogli per ogni inserto, ma fa lo stesso, cioè non lo so, occhio, mi sembrava che andasse bene. quindi non è che sto più di tanto a pensarci, perché sennò uno diventa matto. Ok, stessa cosa di qua. Ok, quindi adesso vado a tagliare. Allora, se avete un piano di questo tipo, il mio bello anche rovinato, bello usato, non so se avete notato, ok? È tutto più semplice, perché ovviamente io vado a posizionare il mio inserto in modo che becchi la riga qua, non so se mi spiego, ok? Quindi è più semplice, non è che devo fare punti strani, aspetta che mi sposto un po'. Cioè è più semplice, più veloce quando poi andate a tagliare, ok? Perché so che sono dritta, perché lo vedo dalla riga di qua e dalla riga di là dove è appoggiato il mio inserto, ok? Quindi prendo il mio fantastico righello o quello che avete, io ho questo qui, schiacciate bene, ok? E con il vostro fantastico taglierino, che deve essere un po' cicciotto, quelli magari del brico, ok? Che costano, mi sembra, sui 5 euro, credo, o al brico o su Amazon, cioè non usate quelli sbrindoli, quelli piccolini piccolini, perché hanno la lama che fa così, poi magari vi fate male, ok? Quindi niente, io vado a metterlo a filo della mia pagina e comincio a tagliare. Faccio più tagli finché non capisco di aver tagliato tutte le mie pagine in eccesso, cioè tutti i pezzi di carta che spuntano, che sono in eccesso, ok? Ecco, vedete che bello dritto, gagliardo? Ok, quindi andiamo a provare se ho fatto giusto. Direi proprio di sì, vedete che va benissimo. Manca il pezzo sopra. Per il pezzo sopra cerco una matita che non... Dov'è la matita? Perché perdo sempre tutto. Vabbè, non ho la matita, faccio un segnetto con la forbice, cioè proprio brutalmente, giusto per, ecco, ho fatto il mio segnetto. Stessa cosa dall'altra parte, guardo che sia tutto bello centrato e poi taglio l'eccesso. Ok, quindi il nostro primo inserto, vedete che è pronto. Facciamo una prova, ecco, vedete che è perfetto, cioè perfetto per i miei gusti. Cioè a me va bene così. Ok, adesso faccio la stessa cosa per tutti gli altri inserti, ok? Per questi qua, una volta che ho finito devo fare, allora devo prendere un pezzo di carta e andare a come si dice, a tagliare un pezzo di carta che sia uguale alla mia spina, ok? Che sarà la mia guida per fare poi la cucitura, ok? Quindi adesso io lo preparo, ok? Poi eventualmente anche questo qui ve lo metto, ve lo scannerizzo e ve lo metto sul gruppo Facebook, così se per caso state usando proprio lo stesso cartone di risotto, basta che stampate questo, avete già la vostra guida senza star lì a diventare matte, ok? Quindi adesso faccio questo lavoro qua e ci vediamo tra poco. Allora, adesso ho preparato le mie guide. Praticamente per preparare le guide ho tagliato un pezzo di carta che fosse uguale più o meno alla spina, ok?
Dopodiché ho segnato tre linee, adesso qua è facile perché erano tre, per cui aiutandomi con questo piano da lavoro qua sotto sono riuscita a fare delle righe più o meno dritte e più o meno distanza uguale, ok? Dopodiché ho piegato in due, ho piegato ancora in due, ok? E con i segni che si sono creati sono andata a segnare tre punti per ogni riga che avevo fatto prima, ok? Comunque anche questa ve la scansiono e ve la metto sul gruppo Facebook, così se volete, se state usando lo stesso lo stesso scatolotto di risotto che sto usando io, cioè fate prima, ok? Stessa cosa ho fatto per un'altra striscia di carta, qua la larghezza insomma non è importante, però che fosse alta come l'altra guida, ok? Quindi alta come la spina. Dopodiché sono andata anche qui a piegare in due, piegare in due, e ho segnato i buchi in mezzo. Questo qui, poi piegandolo in questo modo qua, si andrà a mettere all'interno delle nostre, dei nostri inserti, al centro, in questo modo qua, ok? Magari qua mettete delle pinze per tenere tutto, aiuto, per tenere tutto fermo, ok? E praticamente si va a prendere un libro, magari delle vecchie pagine gialle, insomma, qualcosa che non vi interessa bucare o rovinare, o che magari è già rovinato, ok? Lo mettete nel mezzo e andate a fare i buchi con, ad esempio, io ho questo punzone qua che ho fatto apposta, altrimenti potete usare anche un ago, ok? Voglio dire, un ago di questo tipo, andate gagliarde e vi va bene lo stesso, ok? Quindi fate i vostri buchi. Allora, queste erano cose che avevo già fatto vedere, però siccome che so che sono cose abbastanza ostiche e magari in qualche video, boh, non sono magari stata chiara, le faccio un attimo rivedere così velocemente. Ok, questa è la prima, poi lo farò anche per le altre due, ok? Intanto però ne ho fatto uno, giusto per farvi vedere. Ok, dopodiché si prende un pezzo di stoffa, in questo caso io ho usato gli scarti della copertina, ok? Che mi erano rimasti, vedete, avevo questo scampolo qui, quindi sono andata a prenderne un pezzo, ho tagliato dell'altezza della spina, quindi mi sono aiutata sempre con la mia guida, ho segnato con la matita dalla parte dietro, ovviamente, perché sennò poi si vede con la matita ho segnato i bordi, così poi è più facile andare a posizionare insomma i vari inserti per andare a cucire, ok? Quindi niente, semplicemente l'ho messa sopra questo pezzo di stoffa e sono andata a bucare anche qui tutti i miei vari punti. Allora, per comodità, io i punti li vado a evidenziare con la matita, non col pennarello perché sennò trapassa e fa un casino ok, però giusto per darmi una mano, perché in questo caso andrò a cucire i miei inserti sopra il pezzo di stoffa, può essere anche un pezzo di carta, cioè quello che preferite, ok? Io così mi trovo bene, faccio così insomma ok, quindi una volta che avete questo pezzo di stoffa, allora siccome che, allora premessa, si poteva anche andare a cucire direttamente sulla copertina prima di andare a mettere il corsetto, diciamo così, tanto col corsetto non si sarebbe visto niente, però per comodità, perché sennò avevo paura che non si capisse una mazza sinceramente, ho preferito fare prima la copertina e poi la cucitura, però sapete che si poteva fare anche nell'altro modo. Quindi a questo punto prendo un ago, ok, in questo caso userò del filo, potrebbe essere quello cerato, potrebbe essere quello da ricamo, io sto usando questo qui che è quello da uncinetto, è un boh, questo della Lisbeth, ma non dovete avere questo, è che io ce l'ho perché non so se ve l'avevo già detto, ma io ogni tanto faccio delle robe col chiacchierino e quindi ce l'ho. Allora, a questo punto prendete, allora, l'ultimo inserto. Quindi in questo caso sarebbe questo, quindi un attimo che lo buco perché sennò, perché bisogna partire sempre dall'ultimo, è un pochino più semplice.
Poi controllate che la pagina in mezzo sia sempre una pagina comunque completa, non un, come si chiamano, non delle pagine sbrindole a metà piuttosto che troppo leggere, cioè è sempre meglio nel mezzo avere qualcosa bello liscio di questo tipo, cioè vi aiuta nella cucitura sicuramente meglio, secondo me, poi insomma come al solito, ma fate come vi pare, ok, quindi niente, vado a bucare, ok, boh. Quindi questo è posto. Allora, a questo punto, allora il filo, io in questo caso l'ho già tagliato, dovete praticamente, per fare la lunghezza giusta, tenete presente che dovete doppiare almeno 3 volte la lunghezza del vostro Gian Giorno, cioè cosa si fa? Si parte da qui, tieni il dito, quindi, e vai a contare gli inserti che tu hai, quindi fai 1, 2, 3, ok, già così dovrebbe essere sufficiente, io ne tengo un pochino di più per essere sicura di non di non rimanere lì così, ok, quindi dietro eventualmente, sto pensando, ma se ci faccio un nodino giusto per... Ok, allora, quindi si parte, allora tenete presente che questo qui è il dietro, quello segnato, quindi devo partire da questa parte di qua, aspetta che mi alzo, vi faccio vedere bene, quindi vedete che questa parte qui sarebbe il mio ultimo buco in alto dell'ultimo inserto, ok, perché da questa parte di qua verrà appiccicato così, ok, sul Gian Giorno, si capisce? Cioè lo appiccicherò in questa maniera qua, dove non si vede niente, quindi il mio ultimo inserto va attaccato in questa riga qui, quindi vado a recuperare il mio buco qua, ok, e vado a prendere il primo buco che ho qui, quindi spero che si capisca. Adesso dovete essere sicure che di prendere praticamente tutte le vostre pagine. Ok, sì. E poi uscite dall'altra parte. Ecco, questo pezzo qui, se lo conoscete, se lo sapete già, insomma, saltatelo. Ok, ok, era giusto per dare uno spunto in più. Allora, poi vado a fare il buchino qua nel mezzo, cioè il buchino devo infilarmi nel buco qua, ok, andare a recuperare il secondo buco qua, ok, uscire, e entrare nell'ultimo qui. Vedete che okay. A questo punto rientro nel buco in centro, vedete com'è, ok, e vado a rinfilare nel buchino qua. Questa è la cucitura, diciamo così, più semplice. Ok, allora a questo punto o faccio un nodino qua dietro e ripeto l'operazione per tutte le per tutti gli inserti in modo singolo, oppure praticamente a sto giro devo già rientrare dall'altra parte per fare il secondo inserto. Allora, vabbè, per farla semplice in questo caso lo vado a chiudere qua,
Vediamo se riesco a beccarlo, perché sono tagliato. Vabbè, faccio un nodino con questa parte qui. Allora, qua vedete voi cosa vi viene più comodo, nel senso, boh, potete anche fare una cucitura unica. Oppure fare in modo che il nodino salti fuori dall'altra parte, così rimane un po' sbrindolo, diciamo così, cioè rimangono dei fili fuori e potete andare ad attaccare, ad esempio, dei charm. Ok, quindi il primo inserto è attaccato. Allora, vedete com'è? Quindi poi nel junk journal viene così. Ok, questo è il primo. Si fa la stessa cosa per le altre due file. Ok, si è visto. Non so se si vede. Aspetta che... questa è... boh. Mi è partita la luce, quindi non so se riuscite a vedere. Spero tanto di sì. Comunque devo fare la stessa cosa per gli altri due inserti. Questa parte ve la salto perché sennò diventa un video troppo lungo. Ok, quindi ci vediamo dopo quando ho finito questa parte qua. Allora, a questo punto... ho finito le mie cuciture, vedete poi come viene, alla fine io le ho fatte tutte singole, per cui ho fatto dei nodini qua in questo punto per ogni inserto. Ok, vedete che il segno della matita è rimasto sul dietro. Adesso non mi rimane che andare ad incollare i nostri inserti, il nostro patacone, ok, alla copertina. Allora, bisogna cercare di centrare il mezzo. Allora, in questo caso proprio incollerò proprio tutto, anche questa parte qui alla spina, ok, per cui prendo la mia fantastica colla, ok, quindi semplicemente si va a buttare su. Un po' di colla, sicuramente bene nei bordi, ok. E poi proprio così, un po' alla carlona, come al solito. Quindi io parto di solito prima dal centro, ok, prendo il mio blocco e lo vado a posizionare sopra, cercando di capire se sto beccando il mezzo. Allora, quindi lo spostiamo in modo che sia corretto. Quando vediamo che il risultato bene o male ci soddisfa, prendiamo un qualcosa di questo tipo piuttosto che una matita dalla parte che non sporca, che non segna, e andiamo a pigiare il tutto tra un inserto e l'altro. Anche nel mezzo. Tanto questa è una colla, diciamo così, abbastanza presa rapida, per cui non è che dovete starli delle ore. Però giusto per essere sicuri che si incolli tutto in una maniera decente. Quindi quando avete fatto questa prima parte, ok, dovete incollare le alette. Quindi semplicemente si prende la colla, si sposta l'aletta e si mette un po' di colla qui. Anche qui abbastanza la carlona, tanto... andate a mettere un qualcosa qui che schiacci un po', perché sennò poi questa, se chiudete subito, potrebbe incollarsi, quindi aspettate.
Ok, quindi o aspettate un attimo oppure potete anche già andare a incollare l'altra aletta. Quindi si mette sempre un po' di colla. Si va. A fare questo lavoro qui, ok? Io a questo punto di solito ci metto sopra un qualcosa, ok, e lo tengo un attimo così, ok? Aspetto che si asciughi, ok? Allora, intanto che si asciuga, anzi, aspetta un attimo che si asciughi tutto, quindi aspetta che sfumo. Allora, adesso che più o meno si è asciugato, oh, vedete che abbiamo incollato i nostri inserti, ok, manca praticamente la parte che va a coprire il cartoncino che si vede ancora. Allora, in questo caso potete usare o un bel cartoncino, magari se avete un altro pezzo di questo o con un'altra fantasia, altrimenti io ho creato praticamente questa fantasia su un pezzo di carta da 140 grammi, che sarebbe questa carta qua, che avevo fatto già vedere in un altro video, è da 140 grammi, ok, ed è opaca, sarebbe la carta fotografica opaca, cioè posso fare quindi semplicemente ho preso un foglio e con questo stencil che è di Timolz, che fa questi rombi, ho fatto la fantasia. Quindi ho preso il mio Distress Ink. In questo caso, invece di usare il Blending Tool, ormai ho imparato come si chiama, ok, perché vedo se la luce intanto mi è ripartita, sì, vediamo se si vede un po' meglio. Vabbè, userò praticamente questo. Questo qui è un brush di quelli per la faccia, ok, perché è molto comodo, perché alla fine io vado a dare una pocciata qui, così, come se fosse un trucco, e poi semplicemente posso andare gagliarda. Invece con questo affare qui, a tamponare ci impieghi una vita e in più non puoi andare forte perché sennò distruggi lo stencil. Invece con questo, ma proprio è una cosa meravigliosa, quindi ve lo consiglio caldamente, ok? Vedete che poi il risultato è questo qui, che è veramente molto molto bello, ok? Poi semplicemente i bordi invece sono andata a scurirli con questo affare qui, ok? Quindi gli ho dato una spolverata. Anche questi ve li ho scansionati perché eventualmente potreste anche usarli come alternativa di copertina, cioè praticamente invece di usare un cartoncino, se non l'avete, andate a stampare questa e bene o male potrebbe venire una cosa alternativa, che poi vedete voi. Vi ho anche messo nelle scansioni che ho fatto il template, diciamo, nel senso che così non dovete star lì a tagliare, insomma, diventare matte con le misure, che sarebbe questo qui. Ve l'ho scansionato così avete già anche i buchi e vi viene tutto un pochino più comodo. Questa qua invece è un pochino più grande, nel senso che copre anche le parti dove ci sarebbe questa parte qui che spunta, quindi tenetelo presente se per caso andate a usare questo. Nel senso, se usate questo qui, sappiate che ho tenuto conto di questa parte che spunta. Se invece usate questo template qui che è bianco, allora ricordatevi che vanno aggiunti questi pezzettini qua che sbordano di 1,05, insomma, di mezzo centimetro, insomma, e quindi tenetene conto, se no va bene lo stesso, è semplicemente un pochino più piccolo, ok? Vabbè, comunque, a parte questo, a questo punto io lo userò per l'interno. Quindi, semplicemente li vado a incollare qui, uno davanti e uno dietro, quindi uno qua e uno poi dietro, e sopra pensavo di andare a creare una tasca con una di queste immagini che vi ho sempre comunque scansionato, ok? E magari ci metto sotto sempre un pezzo così di pagina strappata da un libro, cioè pensavo di fare una roba del genere, cioè faccio una piccola tasca alla fine, cioè vado a incollare soltanto questa parte qui, quindi qui eventualmente
vi salta fuori una taschina. Ok, quindi questo lavoro non ve lo faccio vedere perché sennò veramente facciamo notte, e quindi ci vediamo appena ho finito questo punto qui. Allora, adesso ho incollato queste due parti qua, volendo sarebbero già carine così secondo me, però allora ho pensato di fare una cosa diversa alla fine, quindi di prendere un pezzo di scampolo della copertina che mi era rimasto, un pezzo di carta, sempre di carta appoggiata nel caffè, dove ho passato praticamente gli angoli con questo fare qui, ok, e poi una frase di Alice che ho strappato, anche qui ho scurito gli angoli, ok, semplicemente li vado ad appiccicare tutti insieme e creo praticamente una taschina, ok, di questo tipo. Quindi andrò a incollare praticamente soltanto i bordi qua e lo appiccicherò così, ok. Allora, aspetta che lo faccio così, questa è una roba molto semplice. Vedete che ho messo la colla qui, qui e lì, ok, e vado a creare la mia taschina. Basta. Così poi questa mi rimane praticamente come tag che vado a inserire all'interno della mia taschina, boh, mi piaceva di più. E quindi niente, adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte. Allora, a questo punto ho fatto questa pagina iniziale qui e quella finale dietro, che è fatta fondamentalmente nello stesso modo. Allora, mi sono accorta che anche questo video sta diventando troppo lungo, per cui il discorso di tutti gli abbellimenti che vanno fatti all'interno di questo Jan Journal che potete fare, lo faccio in un altro video, così vi parlo bene del digital kit che vi ho preparato e vi ho messo nel gruppo Facebook. Ok, quindi ragazze, come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate, sapete che i commenti mi fanno molto piacere, e un bacione e alla prossima, ciao.